Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono sola qui in casa, quindi volevo andare a fare le decorazioni autunnali finalmente, dato che ieri ho finito di sistemare il divano con i coprisedie, come non so se vedrete prima questo, prima l'altro, vedremo un attimino. Penso prima l'altro così vi faccio seguire il filo, diciamo, dell'ordine e del ragionamento. Quindi niente, vado a fare le decorazioni autunnali, vado a prendere quello che avevo ancora su e a mettere le cosine nuove, perché poi devo mettermi a preparare il dolce che vi dicevo ieri nel vlog di ieri, perché a me serve per questo fine settimana, voi non so quando lo vedrete, se martedì questo video oppure venerdì, vedremo un pochettino. Comunque, iniziamo subito così poi vi faccio vedere anche il dolce. Thank you.
Allora, eccoci qua, è passata qualche ora e adesso io mi sto mettendo all'opera, come vedete, e cominciamo insieme a preparare il dolce, perché come vedrete ci vorrà un po' di tempo. Per comodità, il procedimento e le dosi, ok, ve le lascio scritte nel video, mentre il video va, tanto altrimenti con la planetaria in funzione non capireste niente. Quindi niente, iniziamo a fare il dolce, così vediamo un po' il procedimento e poi continuiamo fra qualche ora. Thank you.
Allora, come avete visto, l'impasto è pronto. Io ho dovuto aggiungere un po' di farina perché le uova che avevo erano troppo grandi. Nonostante ne abbia messo una in meno, era troppo lo stesso. Quindi, per poi lavorarla a mano, ho dovuto aggiungere un po' di farina. Voi vedete un po' come sono le uova. Se sono normali, mettetele 8. Altrimenti ne mettete 7 e siete a posto. E niente, adesso questo riposa, deve lievitare fino a raddoppiare di volume. Noi nel frattempo andiamo a cenare e poi torniamo a casa e riprendiamo l'impasto e continuiamo il dolce. Allora, eccoci tornati a casa. Noi abbiamo cenato, tornati a casa, è passata circa un'oretta e mezza. Adesso andiamo a vedere se l'impasto è lievitato e andiamo a formare le palline, metterle in teglia. Le facciamo lievitare un altro 30-40 minuti e poi le inforniamo. Palline fatte, adesso nel frattempo che queste lievitano un altro 30-40 minuti, io vado a prepararmi la crema e la bagna, così ha tutta la notte per sfreddarsi tranquillamente e domani mattina poi, dopo aver finito la crema e lievitate queste, le in forno così sono pronte, poi domani mattina le finiamo. Il procedimento della crema non ve lo faccio vedere, tanto è una semplice crema pasticcera al limone. Se non sbaglio ve l'ho fatta anche vedere qualche altra volta, non lo so. Comunque niente, una crema normale. Quindi va a fare la crema e poi la bagna di acqua e zucchero.
ok, pesche fatte, crema fatta, bagna fatta, quindi adesso copro tutto, vado a farmi una bella doccia e me ne vado a nanna. E noi ci aggiorniamo domani, così continuiamo a fare le pesche e vediamo come va la giornata. Buonanotte!